Ciao a tutti, un saluto da Massimo e benvenuti a questo nuovo appuntamento di I Love Italo Disco. Con noi in questa puntata, e sono veramente contento, abbiamo un DJ, produttore, musicista, autore, sound engineer, una cosa no, sembra fantascientifica, signore e signori, Tano Lanza. Ciao Tano! Grazie Massimo, diciamo solo musicista mi basta. Sei un musicista e prendi tutto. Pensa che musicista non è mai un ex, questa è la più grande bella cosa, perché io sono già datato, quindi non sono un ex musicista, ma sono sempre musicista, perché in qualche modo mi arrangio sempre col mio strumento e anche con la musica, ecco. Ebbene, bene, bene. Intanto io voglio ringraziare Raf Todesco che ci ha Bravo. Messo in contatto, e lo ringrazio e lo saluto di cuore, grande lo persona. Saluto anch'io. Ciao, ciao Raf. Comunque il tuo vero nome è Gaetano. Gaetano, sì. Tano è per gli amici, come si suol dire. Comunque Tano, vero? Ti va bene? Tano, perché mi sono sempre firmato Tano, quindi... Anche quando facevo gli autografi, che ero piccolino. Allora dai Tano, iniziamo questa nostra chiacchierata un po' da informale, come se fossimo davanti a un caffè o un bar. Raccontaci come sei entrato nel mondo della musica. Ahia. Te mi ha detto no, all'inizio ci vorrebbe tante puntate per raccontare, però tu ci devi raccontare l'inizio, come sei entrato nel mondo musicale. Ma velocemente ti dico subito che io non sono veneto, ma sono siciliano di origine. Quindi quando sono venuto nel nord, nel continente, come si suol dire, praticamente mi sono subito dedicato con degli amici erano gli anni 60, quindi negli anni 60 abbiamo fatto uno show musicale e mi sono messo a cantare in un teatro. Pensa che il mio primo teatro che ho fatto, anzi il debutto praticamente, l'ho fatto all'età di 14 anni. Quindi mi sono messo a cantare, abbiamo organizzato con degli amici, allora si poteva, in un teatro si cantavano le canzoni di Celentano, io cantavo una canzone di Morandi, pensate. Quindi ho cominciato con tanti amici, anche per scherzo, diciamo. Dopo però è cominciato a diventare serio, perché quella sera, il giorno là, avevamo 600 persone paganti, e all'epoca non era facile, con dei ragazzini che cantavano, che si divertivano praticamente. E allora il nostro pseudo manager, che era un amico, ci ha mandato a scuola di musica, e da lì abbiamo cominciato a studiare la musica, perché volevamo formare un'orchestra. Perché quando ho cantato avevamo affittato un'orchestra a pagamento, e invece lì per risparmiare i soldini, allora ci vorrebbe un'orchestra. La migliore orchestra qual è? Quella che la fai in casa, te la fai tu. Quindi siamo andati a scuola di musica, ognuno per il nostro strumento, e io ho scelto il contrabbasso e il basso praticamente. Abbiamo trovato un insegnante, e da lì tutti quanti abbiamo formato un gruppo che allora si chiamava Gemini, e il nome già ti può dire l'epoca. Gemini era proprio il famoso razzo che andava sulla Luna. Quindi diciamo da lì. E da lì ho cominciato dopo a andare sui vari gruppi, per allora è un altro disco. E gli anni 60 li ho passati quasi tutti così, in questo gruppetto che abbiamo formato. Dopo, finché sono arrivato in un gruppo forte, non ti faccio elenco degli altri gruppi, perché è un gruppo forte che era i Notturni, che erano famosi da canzoni di Giuliano e Notturni, praticamente, sì. Il ballo di Simone in pratica. E lì ho cominciato a girare l'Italia fino al 74. E dopo dal 74 ho trovato un gruppetto dove
anzi un gruppetto dove c'era Raffa, appunto, tedesco, e ci siamo messi a praticamente a suonare, a formare un'altra, a fare un'altra formazione con un gruppo, col gruppo del, dei Luna di Pece, ci siamo chiamati subito, e era già il 74. E dal 70... Ci sei? Sì, sì, ti faccio vedere la copertina. Te vai tranquillo. Dal 74 all'80 praticamente abbiamo girato come Luna di Pece, appunto con queste proprio Tu e Amanti Noi, che erano i nostri successi, che siamo andati anche in Rai, in Radio Rai, però, mi ricordo. Mi ricordo che quando ho sentito questo disco su Radio Rai già cominciavo a mutarmi la testa, in pratica. Addirittura? Eh sì, no, mi sembrava di essere arrivato, ma invece non era proprio così, perché c'era tanto da lavorare ancora. E infatti, se vuoi, con lo strumento, io praticamente sono ancora dietro a studiare. Quindi suonare ci voleva... Ci abbiamo fatto in neanche un mese a suonare ognuno di noi, però per suonare bene ci vuole una vita, quindi sto ancora studiando, e ti ricordo che io ho l'età di 72 anni. Quindi, complimenti. Sei giovanissimo, dai, giovanissimo. Grazie. Però dopo vedrai, ti farò vedere qualche disco di cui sono orgoglioso, perché certo. Allora, era un bel moretto proprio, a parte il lato musicale, che era buono anche quello, però già come immagine non era male, insomma. Comunque te hai avuto un bellissimo rapporto con Raff Tedesco. Sì. E poi è andato negli anni 80, quando siete entrati nel mondo della Italo Disco, possiamo dire. Bravo, l'Italo Disco è stato grazie anche... Ho cominciato io, dopo che non riuscivo più a suonare, perché non si suonava più nei locali, allora ho pensato di andare nelle discoteche. Siccome avevo già una piccola esperienza come DJ, per fare i cambi famosi che facevo, c'erano solo le orchestre allora che suonavano nei locali. Allora io praticamente ogni tanto mi alternavo al DJ come musicista. E andavo agli console, magari mettevo su qualche disco, ma niente di che. E allora da lì, nell'80, ho detto, visto che ho finito di suonare e i locali sono proiettati verso una musica un po' più dance, un po' più ballabile, cominciamo faccio il DJ. Allora era possibile. Sono andato dal mio amico che aveva un locale e ho detto, senti, io non posso più suonare in giro, perché addirittura c'era ancora la storia del liscio. E io dopo i miei trascorsi ho cominciato ad andare in un gruppo di liscio, mi sembrava un po' assurdo praticamente, come musicista parlo. E allora ho detto, piuttosto preferisco andare a fare il DJ, e sono andato appunto in questo locale e ho detto, guarda, fammi lavorare in qualche maniera, io non voglio più suonare il liscio, perché ho suonato un mese e non di più, però non mi ci trovavo proprio, perché era l'unico modo per guadagnare qualche soldino. Allora ho cominciato ad andare in discoteca, e da lì ho cominciato la storia con mio ex socio, perché eravamo soci allora, perché abbiamo formato un piccolo studiolo, come si faceva negli anni 80, primi anni 80, e un piccolo studioso, e un po' gli ho dato il nome anch'io come studio, si chiamava Mary House lo studio, e lui, come il mio amico si chiamava Mario, che è un amico, allora era giusto il nome, e dopo abbiamo fatto dei dischi in funzione, il primo computerino, che allora era un Atari, i primi computer, Atari, certo. E dopo sono andati su Mac per altri studi, eccetera, eccetera, fino ai giorni nostri. Certo. Quindi ti faccio vedere qualche disco? Sì, dai, facciamo ecco una cavalcata musicale, almeno ci racconti anche qualche aneddoto, qualche cosa carina, se ti ricordi. Certo. Io quando ho cominciato appunto questo disco, si vede, ecco, quando ho cominciato
con la musica Mary House e Tano DJ. Esatto, ho cominciato con questo mio socio, praticamente, che allora eravamo degli amici, che lui suonava le tastiere, come si chiamava allora? Aspetta, tu dentro mi sono perso anche il nome, la tastiera praticamente, in un gruppo, nel gruppo, allora con lui abbiamo fatto questo, visto che abitavamo anche nello stesso paese, ci siamo dilettati a fare questo. Io come DJ avevo già delle piccole cose, perché frequentavo i locali e le discoteche, lui era digiuno delle discoteche, e allora ho cominciato a avere una certa direzione. E da lì con Raff, che dopo Raff, fra parentesi, a Milano ho cominciato già ad avere un certo successo con qualche etichetta discografica, e da lì abbiamo cominciato la nostra escalation. Questo è il primo disco, uno dei primi che abbiamo fatto insieme. Ne abbiamo fatti tanti insieme, però erano tutti dei bootleg che mandavamo all'estero, l'etichetta mandava all'estero, quindi tanti dischi. Dopo è uscito un altro disco che si chiamava Somebody, si vede la copertina, Somebody, che anche questo era reduce da altri dischi che facevamo come Time, perché io aiutavo sempre un po' così, anche se il gruppo aveva altri nomi, eccetera, eccetera. E io in studio c'ero sempre, bene o male, o con qualche parte di basso, qualche parte che allora riuscivo sempre, o addirittura facevo anche qualche corretto in giro per queste. C'era anche Raff allora che si dilettava a farci giocare, insomma, praticamente. Ricordiamo anche, diciamo, Mario Percali e Fidel Fanti. Mario Percali era un elemento importante, perché dopo ha avuto un successo nella musica discoteca, anche come musicista proprio. Quindi anche lui. E dopo c'è il Time, faceva parte appunto anche... Ti faccio vedere anche un altro disco. Aspetta, scusa. È uno di quelli che... Ecco, questo è un disco dei Time, che non c'erano proprio gli stessi elementi, ma ci divertavamo lui. Baby for Love. Sì, con delle composizioni si riusciva a fare un po' di musica con la discoteca, o pseudo. Tano, ti ricordi qualche aneddoto carino insieme a Raff, insieme a Percali? Negli studi, cioè, era un gruppo affiatato o c'era sempre chi... No, eravamo abbastanza affiatati, perché io con Mario ci chiamavamo fratelli praticamente. Eravamo proprio sempre attaccati. Abbiamo cominciato con gli anni 60 ancora a fare il primo gruppetto, quello che ti dicevo prima, quando ho cominciato a fare. Quindi con lui era il tastierista dei Gemini, appunto, di quello che ti ho detto prima. E quindi c'era una bella sinergia. Sì, comunque siamo andati sempre avanti come fratelli proprio. E ti faccio vedere, non so se si vede, questo ragazzino qua è un ragazzino che ho conosciuto quando è nato praticamente. Questo è il figlio di Mario Percali. No, bellissimo. Praticamente abbiamo confezionato una canzone. Questo è un cantante, un amico mio, che è fratello di un bassista che conosco bene. Insomma, siamo una cerchia di amicizia che qua, questo aneddoto qua, come qui, boss, siamo andati anche a Rai 3. A Rai 3 con questo brano. E praticamente... ti fai un piccolo aneddoto. Cioè, Quibos, abbiamo fatto questo disco qua, che era una ditta che faceva abbigliamento maschile, sportivo. Però per andare in Rai abbiamo dovuto negare questo. Abbiamo detto, noi presentiamo solo una canzone, e Quibos non era. Infatti siamo andati in Rai un po'
un po' per ridere, però qui i boss veramente ci hanno detto: guardate ragazzi, che non dovete pubblicizzare qualche prodotto. No, assolutamente, noi dicevamo. E qui boss era proprio la marca di quel prodotto. Era divertente, siamo andati in Rai 3 a registrare anche per qualche per questo tipo di canzone, che era una canzone che abbiamo fatto io e Mario insieme, quindi io un po' con le parole e lui con la musica. Comunque qui siamo 86-87, super giù, sì, vero? Sì, anche prima, 84-85. Ah, ok, sì. Diciamo. Sì, sì. Diciamo che allora facevamo musica un po' per vedo qualche disco che mi fa più che altro. L'unica cosa che mi frega a me è la memoria, perché il resto funziona tutto. È passato un giorno, esatto. Stiamo parlando proprio di, perché ti faccio vedere un altro disco che un amico. Allora ti dico come facevamo i dischi. Un amico ci ha detto io mi piacerebbe cantare. Questo non sapeva cantare, però era bravo come personaggio, era anche piacevole da vedere, diciamo, come immagine. E allora abbiamo detto: ti facciamo un disco su misura, una canzone su misura, che gli abbiamo fatta con Mr. Conrad, vero? Don't Make Me Wait, vero? Lui si chiamava Corrado. Ah, però, ok, però Mr. Conrad, e poi come brano Don't Make Me Wait era una canzone che ero più che altro parlata da lui. Comunque era stile house, se non vado errato. Sì, un po' house questa qua, sì. Quindi siamo andati, era proprio le prime, tanto per dirti che i dischi che facevamo tanto per far piacere anche agli amici. E alcune cose ci ispiravano, che era questa la possibilità di fare musica praticamente. Diciamo che anche Lello te lo può confermare, che ci ha dato tante soddisfazioni proprio per quell'epoca, che dopo siamo venuti un altro gruppo che si chiamavano i Visions, non so se tu hai la copertina o qualcosa da vedere, ma si può vedere su YouTube. Vediamo. Sì, vai, cerco di recuperarla. Sì. Allora. Te parla. Ecco, sì, tranquillamente. Perché da qua, praticamente, quello che io sto facendo, mi sta venendo in mente qualcosa guardando qualche disco, proprio tipo Everybody, che si chiamava così la canzone, in cui abbiamo fatto una registrazione a Disco Ring addirittura, come pezzo. Io ero abbastanza orgoglioso, anche se, diciamo, la mia voce non c'era, era un'immagine. Io ho fatto dei cori in quella canzone lì, quindi però facendo un playback, allora si usavano tanto, più che altro perché io non riuscivo a... L'ho trovata, sì. Mitico. Bene. Everybody, the Visions. The Visions. E qui, siccome da allora c'era la possibilità di lavorare con dei dischi, cioè di fare una certa pubblicità, solo se si vendevano all'estero, e per venderli all'estero ci voleva una voce che era lingua madre praticamente. Questa era lo scopo per fare dei dischi, e allora io mi sono prestato, anche perché ero un bel bambino, fatto una bella immagine, anche se io ho suonato, ho lavorato anche per quel disco. Certo. Però su certe cose chiaramente dovevo un po' tirarmi indietro, e la voce è stata anche risultata anche bene, fra l'altro. La lingua madre inglese, che era... Fra l'altro, ragazzi, l'ho conosciuto all'epoca, però non... Sì, era Jimmy McFoy. Sì, Jimmy McFoy, praticamente, che saluto perché siamo amici. Lo salutiamo perché lui guarda sempre le nostre puntate. Amici di Facebook, praticamente, anche. Non lo conosco personalmente, però allora
Allora è stata una bella esperienza che abbiamo fatto. Ma te come ti trovavi, diciamo, davanti alla telecamera? Cioè, ti sentivi in difficoltà? Ti sentivi? No, perché ho visto, insomma, eri molto disinvolto dai video che vedo, diciamo, su YouTube. Massimo, ti ricordo che io comunque avevo già alle spalle, non ti dico, una carriera di concerti fatti dal vivo, eccetera, quindi assolutamente per me bastava che abbia il basso in mano, il mio strumento, per me ero disinvolto anche per quello, più che altro, e mi dava carica, più conoscevo anche la musica, in questo caso riuscivo a suonarla e cantarla, riuscivo anche a farla. No, io non avevo tanti scrupoli nel fare questo. Facevo bene la mia parte, diciamo. Ecco. E io da lì ho cominciato un po' a lavorare con anche diverse produzioni. Che qua ho tanti dischi promo. Sì, dai, facci vedere, sono curioso. Questo è un disco promo, addirittura è vietata la vendita. Era un disco promozionale di Everybody, che tu hai fatto vedere la copertina che dopo è uscita, però promozionalmente c'era l'AID, l'Associazione Italiana DJ, che mandava dei promo, si chiamava così, provi per fare certi dischi. Vedevo se ne trovo qualcun altro. Sì, sì, dai, fai vedere, senza scegliere. Ma ti faccio vedere, no, perché questo fanno parte di un altro capitolo che ti volevo accennare. Ah, ok. Praticamente dopo questa esperienza, eccetera, eccetera, ho cominciato a avere il pallino di fare il tecnico del suono. Ah, aspetta un attimo, sì, poi ci si torna, perché io mi ricordavo un pezzo, dimmi se poi sbaglio, o se è corretto, che si chiama, mi ricordo, Spy 71. Ti ricordi? Sì, sì, mamma mia. Che a me mi è rimasto impresso, perché era bellissimo. Cioè io ho questo in mente, questo Spy 71. Spy 71, sì. Sì, che è spettacolare, che mi piace, non mi ricordo se si chiama Take Me Love, una cosa del Take Me Mr. Love. Ecco, ok. È sempre l'esperienza che ho fatto al Mary House Studio con Mario Pertini proprio, ecco, insieme con lui. Praticamente tutte queste cose le costruivamo. Che c'era anche Fidel Fatti, vero, coinvolto. Vero, Fidel Fatti, bravo, un altro grande amico, che lui era il maestro dei DJ all'epoca. Sì, grande fiera. Ci dava tanta ispirazione. Con lui abbiamo fatto, fra l'altro, come Piero Fidel Fatti, un'associazione, più che altro tentato di fare un'associazione di disc jockey e mettere insieme il disc jockey è come mettere insieme il lupo con l'agnello. Hai presente? Perché non era possibile, dopo ci siamo accorti che non era possibile, si chiamava DJ Pool, e DJ Pool era un'associazione di DJ, noi intendevamo questo, siamo andati anche a fare la fiera di Rimini, a proporci come DJ e anche tutti quanti insieme a cercare di espandere un po' per tutta Italia questo tipo di associazione. E diciamo che in parte ci siamo riusciti, ma poi sai, ognuno geloso, sai, in quell'ambiente lì, ognuno geloso dell'altro e ognuno cercava di trovare lavoro per se stessi, e purtroppo proprio per questo l'associazione non è andata molto a buon fine, però era un tentativo di fare. Abbiamo fatto la fiera di Rimini, mi ricordo, con grande successo, perché veniva tanta gente nel nostro stand. Addirittura abbiamo fatto anche un video che adesso non, forse ce l'ho una copia io di un pezzo, cioè, dove erano riuniti tutti i DJ, e ti faccio qualche nome: Andrea Gemolotto, Marco Galli, nel video dopo insieme chi è che c'era,
Donato Papadia, che è l'attuale DJ resident del Buddha Bar di Monte Carlo. Cioè, diciamo, c'era un altro che faceva afro, sempre nell'associazione, la DJ Pool, era quello che faceva afro a Verona, Daniele Baldelli. Ah, Daniele, ah, mitico Daniele. Daniele Baldelli, dopo c'era, aspetta che mi faccio venire qualche nome famoso così si riesce a capire l'epoca. Era l'epoca degli anni 80 praticamente, quando cominciavamo a frequentare le discoteche di zona, ma già le discoteche di zona ci stavano strette. E io infatti ho cominciato a lavorare in Sud Italia, ho fatto 4 anni anche in Calabria, per dirti, al mitico Ciro Marina, al Gabbiano di Ciro Marina, mi ricordo. Ho fatto 4 anni bellissimi, 4 estati praticamente. E là l'estate è bella proprio. Si vive solo d'estate, però fantastico. Infatti ho avuto degli amici fantastici veramente. E ancora oggi si ricordano di me, qualcuno ogni tanto mi scrive qualche messaggino. Che bello. E questo mi fa ancora piacere, pensa a te. Certo. Ti sto parlando degli anni 80 ancora, certo. Quindi ci siamo. No, aspetta, sono andato avanti fino al 90-91 in Calabria proprio. Dico, prima di andare avanti con i dischi. Sì. Ti volevo fare una domanda, Tano, ma come autore, come nascevano i brani? Cioè, era una cosa, ti veniva in mente, basandosi sul momento della musica che andava, o che ne so, i testi che venivano in base alla vita, alla tua situazione? Ma allora, ti dico, a mio parere, perché alcune cose, io lavorando in discoteca avevo dei piccoli input su quello che succedeva o quello che piaceva alla gente. Quindi quando si creava un pezzo, mi ricordo più che altro quando lavoravo con Mario che facevamo questi brani, io gli mettevo qualche, allora sì, ma non ti dico neanche come facevamo i loop, adesso è facile perché con i computer si fanno i loop, ma con un loop di batteria noi lo facevamo con dei nastri il nastro, quello del, mamma mia, mi viene in mente il nome, lavoravamo sui nastri praticamente. Sì, sui nastri. Un pezzetto di nastro lo mettevamo sul registratore e lo facevamo ruotare, facevamo proprio il loop, il cerchio, con una penna sempre. Non ti dico le imprese e le avventure che facevamo. Comunque, cioè, tutto è, da è un lavoro proprio arcaico, se pensiamo, esatto, oggi. Esatto, fai conto, se pensiamo ad oggi, come facevamo i piccoli loop che facevamo con quei nastri, il Revox era quel registratore, dice, il famoso Revox, che con Revox facevamo questo tipo di loop. E quando io catturavo sui miei dischi che avevo della discoteca, che io già facevo DJ in giro per l'Italia, e mettevo insieme questi dischi, prendevo la parte di batteria, che di solito era inizialmente o verso metà, un pezzo di batteria, e su quella batteria Mario con la tastiera cercava di metterci dei accordi, quindi suonava sempre questo loop di batteria, finché, quindi questo è un pezzo che funziona, con quel loop lì riuscivamo, lui si inventava degli accordi da buttarci dentro e da lì nasceva un po' la base di quello che è il brano. Certo. Dopo magari, che ne so, arrivava Todesco e allora qualche parola, ma più che altro in inglese, perché l'inglese di Todesco era fantastico, non ti dico neanche come. Lui giocava con i numeri, metteva a posto delle parole, metteva dentro un inglese maccheronico, ma tanto maccheronico. Però si riusciva a costruire una frase musicale che con quella dopo si traduceva con delle parole, magari si andava da qualche ragazzo che conosceva bene l'inglese e si faceva scrivere
più che altro il senso delle parole, si dava un tema, quindi era tutto un lavoro, io dico artigianale, perché oggi come oggi, molto artigianale, oggi come oggi si fanno in un'altra maniera, anche se non siamo tanto lontani, vedo quello che vedo dagli ultimi brani che ho sentito, visto che è più un lavoro a livello tecnico che non diciamo musicale, quindi il musicista secondo me esiste marginalmente, molto marginalmente. Oddio, qua c'è una vera e propria diatriba con questo tipo di rapporto con i DJ di adesso, i musicisti di adesso, con i musicisti di allora, è tutta un'altra cosa. Un conto è la musica, che per me resta sempre una cosa molto seria, con dei dogmi, diciamo, che vanno insieme, e che cioè A più B più C, cioè devono andare insieme, non puoi 2 più 2 fa 4 e sempre, quindi non puoi fare praticamente andare a saltare da palo in frasca, come tante volte si fa oggi con delle cose che sono più che altro effetti elettronici, ma non faccio neanche un paragone, perché non sono neanche in grado di farlo, perché a me la mia piace la musica, che è proprio musica. Tanto è vero che io lavoro in una radio e faccio un programma che faccio della deep house. Non so se ti ho mandato qualche link. Si chiama Asiago 7? Asiago 7, Radio 7 Asiago. E Asiago praticamente faccio un programma da circa 8 anni, quindi dal 2014. Sì, 2014, che ho cominciato a mettere su dei dischi praticamente un po' basandomi sulla cultura mondiale. Praticamente c'è della deep house praticamente di tutti i popoli, non necessariamente inglese o di una nazionalità, ma bensì di tutto il mondo, che tutto il mondo è musicale, perché se io vado alla scoperta, e questo me l'ha insegnato un po' appunto questo mio amico che è il DJ del Buddha Bar di Monte Carlo, che lui dice guarda che la musica è una cosa che nel mondo ci sono delle musiche fantastiche, solo che noi non riusciamo a comprenderle. Come può essere, faccio un esempio, io che ho il rapporto con il jazz è bellissimo per me, che lo conosco, che sono musicista, che capisco, però far sentire del jazz a una persona normale è una cosa difficile, è riservato a una piccola cerchia. Infatti i piccoli club di jazz adesso sono come piccoli locali che funzionano con i jazz, funzionano per poche persone, non è più una cosa di massa, sennò jazz sarebbe bellissimo averlo in un'arena, però sì, non è possibile, capito? Non è possibile. Certo. Quindi per me la musica è diciamo riservata a quelli che la conoscono, non c'è nessun dubbio. Su questo. Sai, solo su questo io praticamente ci ho lavorato come musicista e anche come DJ, sono andato avanti, ci ho preso gusto a fare tecnico e suono, visto che il famoso studio Mary House con Mario Percali cominciava a avere già dei sviluppi, infatti anche lui ha fatto dei bei successi in giro. Io mi sono messo invece a fare il DJ, il tecnico del suono, come si faceva un tempo, cioè accumulando delle apparecchiature che si usavano quando si faceva musica dal vivo negli studi di registrazione con i bei microfoni, però ho capito che a livello economico è una cosa impossibile, perché anche lì o sei forte economicamente o se no è difficile. Però l'idea che avevo io era quella di fare con delle vecchie macchine da studio proprio, i famosi 24 piste che praticamente andavamo sull'analogico vero e proprio, prima ancora dei computer. Allora io ho lasciato un po' il mondo dei computer, anche se in studio comunque facevo
dei piccoli rattoppi e anche con l'elettronica, era inevitabile non servirsi dei computer, perché dopo ti ho detto, ho cominciato con un vecchio Atari e sono finito con un Mac di ultima generazione, quindi il passo è abbastanza ampio, certo. Più che altro inizialmente a riuscire a capirlo, a comprendere quello che si faceva, perché un programma, vedo, un programma musicale è bello solo se lo conosci. Invece quelli che vanno su dei programmi avveniristici, eccetera, eccetera, se non li conoscono è meglio che si fermano, perché si fermino, perché non c'è questo... L'approccio che dai alla musica è un altro. Io facevo musica in base a quello che riuscivo a conoscere. Praticamente l'Atari, che ci faceva conoscere un piccolo programma musicale che si chiamava Notator allora, quello, quando sono riuscito a conoscere come si facevano i loop, come si faceva, cioè quei 4-5 nozioni, per me era già musicalmente, potevo andare avanti a fare tante cose. Quindi da lì, prendendo gusto a fare questo tipo di cose, ho creato altri due studi, non uno, perché diciamo, negli anni 90 mi sono messo con uno studio di registrazione. Cosa ho fatto? Ho riunito la mia vecchia band, che purtroppo uno di loro, che era un mio grandissimo amico, era il batterista di questa band, che si chiamava I Notturni, ti ho detto prima, te l'ho fatto vedere il disco. Aspetta, vediamo se ce l'ho. Sì? A vedere? Eccolo qua. Sì, sì. Allora, ho riunito la mia vecchia band e ho fatto uno studio quasi per loro, praticamente, perché questi amici venivano a registrare, io facevo intanto gli esperimenti per cantare, con i microfoni, con tutto quello, come si registra una batteria, cioè tutte le cose sperimentali alle quali io ero affezionato, perché mi piaceva anche cercare di suonare le cose più analogiche, più pure che c'erano. La batteria, per esempio, la batteria per me è importante, che il motore, io come bassista, fra basso e batteria per me c'è sempre una... Infatti quel mio amico, che purtroppo non c'è più, che era nei Notturni, per me siamo stati più che amici, anche lì fratelli quasi. I Notturni per me mi è servito a rifare questi pezzi, dal Ballo di Simone in poi, che era noi avevamo fatto un album nei primi anni, sì, fine anni 60 praticamente, dal 69, e dal 70 in poi abbiamo cominciato a fare anche dei locali, e anche qua, fino a che siamo arrivati alla discoteca. Io ho fatto questo brano qua, che è il primo pezzo dei Notturni, praticamente l'ho registrato tutto, e mettendo come? Niente, mettendo i suoni più o meno simili a quello che è l'originale. E dopo la batteria, ho cercato di potenziarla, perché all'epoca si cominciava a usare un po' un martellamento molto più forte nelle discoteche, mentre il disco originale non era più suonabile nella discoteca. Ti faccio vedere la copertina originale, guarda. Eccoli. Allora, quell'LP lì, sì, l'abbiamo rifatto tutto, come Giuliani Notturni in pratica. Tanto è vero che abbiamo fatto un CD che si riprendeva. Però a differenza di quell'album lì, praticamente, noi abbiamo fatto tutti i brani cercando di migliorarli nel suono, ma nel suono più battente, quello che sono la basso, la batteria, cioè dando eccetera. Quindi tutti i brani sono stati fatti sotto quel concetto lì, e anche diciamo che ha avuto un certo successo. Insomma, mi ricordo che è un'etichetta anche che abbiamo fatto, la Digit, ed era quella del disco che abbiamo fatto di Milano. Ecco qua, ti faccio vedere anche
Vedi che c'è la copertina. Ecco, e noi eravamo abbastanza uniti. C'era Giuliano, c'era Oscar, appunto il batterista, c'ero io e c'era il chitarrista, lui, Gigi. Che bello, è veramente, rimango affascinato, no? Da quello che racconti. Credimi, questa è un'epoca, ma io ancora adesso tante volte non ci credo, tanto è vero, a parte l'aspetto fisico, devo dire, ma ero proprio io quello che lavoravo. Cioè non ci credo io stesso, però tante cose, ti ho detto, io mi piacerebbe avere uno scrittore che riuscisse a scrivere la mia biografia, perché in questo caso... Dai, l'ha fatto Raff, l'ha fatto, tocca a te ora. È vero, però io so esprimere qualche idea, però non riesco a buttarla giù. Vabbè, dai, devi trovare qualcuno che bravo, ti aiuta in questo. Bravo, ma mia figlia me lo dice sempre, dice, trovo qualcuno, perché i miei anni, praticamente, io ho fatto gli anni 60, appunto con dai primi, gli anni 70 con Luna di Pece, gli anni 80 con i Vision e tutto quello che c'è, gli anni 90 ho cominciato a fare con gli studi e ho fatto questo studio qua, e dove uno, e questo è il primo, e mentre il secondo siamo andati su anche sempre su, conoscendo i DJ, non so se si vede, Freak House è praticamente questo, è un disco, Everybody Dance, che abbiamo fatto con Aldo Fontana, un altro DJ, che ancora adesso e ti dirò che l'altro giorno proprio che era in studio con me, questo Aldo Fontana, mi ha fatto sentire questo disco qua che mi pare che l'ho trovato anche su YouTube e praticamente mi sono stupito, ho detto, ma sì, sicuro che abbiamo fatto noi questo, perché non mi sembrava possibile, perché abbiamo fatto tante cose, tanto più, proprio, ti ho detto, l'unica roba che ci frega è la memoria, se no il resto funziona tutto. Poi cos'hai da farci vedere? E questa era un'altra, e tanti DJ dell'epoca, un'altra persona, ho fatto un pezzo, dei pezzi fantastici, Ciso DJ, non so se hai sentito parlare, che è diventato mio socio, che io ho lasciato uno studio, sono andato a Vicenza proprio centralmente e abbiamo fatto la Jam On Session, infatti abbiamo, ma purtroppo ho un promo solo. Jam on Session, vediamo se trovo il disco. Vediamo se ce l'ho io, se è questo, ma è quello con quella confettura? Pare di sì. Beh, ti faccio vedere, guarda, che è Feel Free. Bravo, perfetto. Visto? Io ti trovo tutto, io ti trovo. Mamma tutto. Mia, questa è veramente... Io dovrei avere giù la copertina originale, perché ho tanti dischi che li ho in cantina e faccio fatica anche a vedere. Però anche qui, solo a vederlo, mi viene in mente tutto. Praticamente con questo DJ, che lui più che altro era... c'era il periodo della musica, non so se ti ricordi un po', che c'era gli anni 90, hanno cominciato anche con la musica acid jazz. Sì, bravo, sì. Acid jazz. Sì. Allora abbiamo fatto tanti pezzi, infatti lui soprattutto lavorava molto anche a Firenze proprio. Io andavo spesso con lui al lunedì, ci andavamo, e faceva delle serate in questa discoteca di cui non mi ricordo il nome. E abbiamo fatto veramente un bel periodo con questo Jam On Session, che erano comunque sono sonorità, ecco, come dici te, no, questo acid jazz molto particolari, molto particolari. Cominciavamo ad andare su delle cose che conoscevamo, e anche avevamo degli amici che gli piaceva un certo tipo di musica, e io come DJ, devo dirti, ho fatto solo uno o due locali come
con l'acid jazz, ho dei dischi che si possono suonare, però non era così semplice, è sparita quasi subito la moda dell'acid jazz. L'acid jazz, diciamo che ho fatto 2 mesi di lavoro, ma non di più. Comunque a te, Tano, ti piace insomma rischiare, passami il termine, no? Sì, cioè, andare a trovare delle cose sempre nuove, delle sonorità un po' più difficili anche per la discoteca. A me piace sperimentare come musicista. Sperimentare, bravo, sperimentare. Questa per me era una continua ricerca di vedere dove la musica può arrivare. Quindi certe cose che mi piacevano ero veramente convinto, altre volte non proprio, ero convinto solo io, magari qualche altro non ci riusciva. No, perché tu passi dalla house, mettiamo, allora, a parte gli anni 80, no, il commerciale, poi dalla house alla techno, alla funk, ai funk, all'acid house, cioè proprio... Certo, la musica, ti ho detto, è universale, proprio. Se io ancora adesso che sento dei brani che ne sono fatti dalle tribù africane, che riesco a captare dei brani che trovo anche grazie a questo mio amico del Buddha Bar, e certi brani mi stupiscono perché dico qua c'è della musicalità vera e propria, sembrano dei canti tribali, però il tribale è anche musicale, nel senso che ha un'armonia, ha un modo di suonare che è tutto suo. E quindi ecco, mi sono buttato un po' sulla deep house proprio per questo motivo, perché dentro ci trovo della musicalità. Diciamo che tanti dischi sono un po', come li chiamano, dei cloni della musica house che funziona adesso nelle discoteche. Però se tu ci metti un certo gusto musicale, una certa armonia, diventa una cosa piacevole anche da sentire. Purtroppo io non riesco a trovare nei dischi che vanno per la maggiore adesso, che poi non voglio passare per un retrogrado, però in certi dischi non riesco a trovarci un senso musicale, che diventa difficile anche più che altro da sentire. Io tante volte chiudo le orecchie perché cerco di non sentirle, tante cose che non mi piacciono, ecco, per quello di quello che riesco a suonare mi fa piacere. Tante volte prendo delle armonie anche antiche, però mi danno un certo, diciamo che come musica anche un'ispirazione alla musica classica di un tempo, a Bach, Beethoven, Mozart, cioè mi dà ancora adesso mi dà delle sensazioni, mentre all'inizio quando ho cominciato a suonare era una cosa ostica per me, cioè cose che non riuscivo a capire non mi piacevano, cioè diventava un gusto praticamente in direzione di una musica che per me non era concepibile. Mentre ora, diciamo, ho raggiunto una certa maturità, anche musicalmente, riesco a captare delle armonie antiche che mi danno delle... Perché ricordati che la musica deve dare sempre una sensazione. Se tu hai una sensazione sentendo un brano, la musica è giusta. Certo. Ma se non ti ispira niente, se non ti dà l'emozione, non ti dà... Lascia perdere, suona... Ascolta qualcos'altro. Sono d'accordo. Lo sai, c'era un pezzo che a me piaceva, ti faccio vedere, guarda. Mamma mia, questo era Feta. Te lo ricordi? Urban Tribe. Come si chiama? La musica, ecco, questo ho fatto nel nuovo disco, nel nuovo studio. Dove c'era qui siamo già nel 1900, da quello mi risulta 96, sì, fai conto, e già lì cominciavo, c'era un'altra evoluzione, la musica cambiava, continuava a cambiare, c'erano questi personaggi un po' equivoci tipo questo cristiano. Tanto anche questa copertina è molto, se ci fai caso, è molto particolare, Rispecchia tutta l'epoca praticamente.
che si cominciava a dissacrare un po' sì, è vero. Un certo tipo di modo di fare. No, no, hai tentato fuori il disco giusto, mi dà un'altra emozione anche quello, perché già vedo una copertina che come ho detto conosco ma non mi ricordo. Bello, bello, bello. Mi fa piacere anche a me sentire, vedere delle cose. E se riascolto i brani che abbiamo fatto a quell'epoca lì, diciamo, se mi danno ancora delle emozioni, riesco ancora a capire che eravamo nel giusto, quello che facevamo. Quindi non rinnego niente, anche certo, non, certo. Assolutamente mi dà, se questa cosa ancora riesce a dare infatti tutti i pezzi che ho scritto, ne ho fatti diversi, diciamo, se vanno un po' in tutto il mondo, io ancora sono un addetto SIAE, Società Italiana Autori Editori, e ogni tanto mi arriva qualcosa che non so da quale pianeta, in questo caso se vuoi dal Canada, da altri paesi, insomma Giappone, eccetera. Ogni tanto fanno i rendiconti, riesce a vedere dove è arrivato questo tipo certo, di dischi, che uno di questi può essere quello che avevi in mano te stai prima. Quindi per me è già una grande soddisfazione. Vuol dire che invecchio con dei ricordi belli ancora adesso da sostenere. Va bene, dai. Visto che siamo, diciamo, in alla fine, hai qualche altra chicca da farci vedere per concludere? La Jam Crew è sempre nel nuovo, come dopo ho fatto quello che hai fatto vedere prima, il Cristiano. Sì. Avevamo creato un gruppo rap che si chiamava la Jam Crew. Ah, sì, ok, conosco. Sì. La Jam Crew, dove abbiamo fatto anche una raccolta di successi di questo tipo. E qui c'erano dei ragazzi giovani che cominciavano a fare del rap. Loro si cominciava a fare il rap inglese, perché uno di questi ragazzi che veniva in studio con me a Vicenza, erano tutti ragazzi giovanissimi, e anche a Vicenza c'è la scia degli americani, quindi erano mezzi americani, c'era addirittura nel gruppo c'era un francese che rappava, all'epoca le prime cose che sentivo rappare in francese, che bene o male è abbastanza, forse meglio dell'italiano sotto certi aspetti, il rap francese. E c'era questo ragazzino che faceva questi dischi. E dopo un'altra bella cosa, un altro bel cantante che io ho avuto in studio, che è il mio amico Rolando. Sì, che salutiamo. Che lui faceva parte dei Firefly. Sì, abbiamo fatto una bellissima chiacchierata con lui. Beh, una pietra miliare degli anni 70. Sì. Era una canzone che riempiva la pista dove io suonavo all'epoca. E sempre lì, in quello studio dove c'era il mio amico Ciso, ecco qua, ti faccio vedere anche che c'è anche l'etichetta, che è il logo dello studio, si chiamava Jam Recording Studio. Abbiamo fatto questo disco con Bassotti, Leandro Bassotti, è un cantante di Padova, praticamente, che lui faceva anche giornalista. O ma è in italiano o è disco? Italiano, questo è ah, italiano. Ok, non conoscevo. Questo è italiano, se tu guardi Bassotti, ha fatto due o tre CD anche che funzionavano. All'epoca dentro uno di questi CD c'era una canzone che mi piaceva, che aveva un certo quid da discoteca, diciamo. E allora all'interno, siccome era una canzone lenta, allora abbiamo cercato di metterla in battuta, come si soleva dire, e abbiamo fatto questo Lo Specchio. Se tu l'ascolti, senti proprio questa canzone. Era nata come canzone, me lo segno, melodica, e vedi il lavoro che abbiamo fatto, se la club version, per esempio, c'era una versione dove si adattava benissimo al mondo di quell'anno, che non mi ricordo che anno che era. Se guardo la copertina forse riesco a capire. Mamma mia,
Studio, non mi ricordo, musica di Leandro Bassotti, quindi qua c'erano due o tre nomi, si vedono i credit. Sì, Matteo Cipelli, Franco Tufano o Tufano. Sì. Tanti amici che collaboravano appunto alla stesura di questa, e uno di questi che mi ha dato era un mio grande amico che all'epoca, quando ero con i notturni, ci faceva anche da manager, che adesso mi scappa anche il nome. E vabbè, dai, sai. Beh, comunque sia, questo grande amico, praticamente lui era il manager anche di Paolo Belli. Quindi abbiamo lavorato sotto certi aspetti con la musica in linea di massima. E ti ho detto, guarda, e man mano che io sto parlando con te, mi vengono in mente tante di quelle cose che io ti dico. Ecco perché ti dico, ci vorrebbe qualcuno, oppure che ne so, un video continuo che io da qui a dopodomani riuscirei ancora a parlare della mia esistenza. Ti voglio far vedere questo, ti ricordi? Melanie, mamma mia. Melanie, un'altra, anche questa. Questo qua l'abbiamo fatto nello studio, prima ancora del Jam Studio. Si chiamava con Melanie. L'abbiamo fatto nel studio, si chiamava The Walls, perché era cittadella, The Walls era le mura, quindi era come titolo, e The Walls Studio, abbiamo fatto quindi ho fatto quello studio lì, che ti ripeto, era uno studio creato per fare delle cose sia con microfoni con analogiche, certo. C'era poco di elettronico, certo. su quel tipo di registrazioni che si facevano allora, e Melanie è una di queste che dopo è andato in mano anche a diversi DJ dell'epoca. Sì. Ti faccio le ultime due domande. Non so se ancora mi vede, la saluto, perché io che non la vedo, diciamo, sono circa 40 anni. Okay. Ciao Melanie. La salutiamo, ciao Melanie. Anzi, sei invitata a una puntata. Perché no? Perché no? Può essere, lei faceva le voci su tanti dischi dell'epoca. Quindi... Ah, allora interessante, dai, io e te dobbiamo metterci alla ricerca, dai. Tano. Sì, sicuramente. Allora, il tuo ricordo più bello degli anni Ottanta. Il mio ricordo più bello in generale, sarebbe, che ne so, ci sto pensando, essere l'apparizione a Disco Ring. Bello. L'apparizione a Disco Ring, che bene o male mi ha creato una certa emozione, che anche me ho capito che ero anche lì nel giusto, cercando di creare delle cose, che dopo c'era il mio amico Mario che faceva tutto, tante cose, il tedesco stesso, quindi loro erano insuperabili sotto certi aspetti, come amici e anche come consulenti musicali, perché si riusciva a cercare la quadra su tutto quello che ci veniva in mente per fare una canzone. Ecco. Bello. I due brani che ti hanno dato più soddisfazione nella tua carriera? Anche lì devo andare sul banale. Soddisfazione come brano può essere il retro di una 45 giri. Oggi sono tanto triste, perché mi ha permesso di cantarlo anche con una certa passione. Quindi io, quello che riuscivo a cantare bene dal vivo, per me era appassionante. Oggi sono tanto triste, era una canzone che mi piaceva da morire. E l'altra, che devo dire, un pezzo dei Soul Funky Jazz, che erano dei brani costruiti in studio,
però quando lo sentivo mi dava una certa emozione. C'è un funky jazz, ecco, questo può essere un altro brano, perché richiamava un po' quello che era la musica da discoteca, ma non proprio da discoteca, ma c'era dentro un po' di jazz, un po' di anima, praticamente, di soul, come dicono gli americani. Questo bene, bene, dai Tano, che facciamo? Salutiamo i nostri ascoltatori? Sicuramente. Però ascolta Tano, ti chiedo un favore, visto diciamo che sei uno speaker, fai un saluto radiofonico. Wow, no, io non sono uno speaker radiofonico perché non parlo nei miei programmi e te ne accoglie. Vabbè, allora facciamo da DJ. Da DJ posso dire bene. Massimo Martelli vi ha presentato una parentesi subsonica, senza riferimenti al complesso, di quello che era la musica dei nostri anni. Grande, grande, grande Tano. Tano Lanza, io sono veramente contento di averti conosciuto, perché sei una persona straordinaria, mi ha dato tante emozioni e ti ringrazio di cuore, Tano. Grazie tante. A me adesso parlare con te veramente comincia a sentirsi qualcosa dentro. E questa è la bellezza. Ci sono delle note musicali che funzionano ancora, nonostante tutto. Bene, bene. Io amici vi aspetto tutti alla prossima chiacchierata con aneddoti, curiosità e tanta musica. Un grosso abbraccio da Massimo e da Tano. Ciao e viva la musica! Stammi bene Massimo. Ciao a tutti. Ciao. Adesso mi divertirò un po' con te, con un bel gioco che ti piacerà. Simone dice che è molto semplice e lui queste cose le sa. Batti in aria le mani e poi falle vibrare. Se fai come Simone non puoi certo sbagliare. Adesso che hai capito certamente puoi giocare sempre con gli amici tuoi. Come puoi vedere non è difficile, segui il ritmo e niente più. Butta in aria le mani e poi lasciale andare. Muovile ora con me, un po' di qua e un po' di là. Lasciale andare, mobile ora con me, un po' di qua e un po' di là. Adesso che hai capito certamente puoi giocare sempre con gli amici tuoi. Come puoi vedere non è difficile, segui il ritmo e niente più. Batti in aria le mani e poi falle vibrare. Se fai come Simone non puoi certo sbagliare. Batti in aria le mani e poi falle vibrare.
a friend. You're all around, you're all my friends. I want to see you mad, I want to see you smile.
di star. Looking at the sky, you never show me. If you want to change my life, we have the sky, you never share with me. If you want to change my life, baby, baby.
musica, la musica. La musica. Io sono il Buddha in Italia adesso. Perché voi siete i miei giocattoli. La musica. La musica. Il magico viaggio. Buon viaggio a tutti. We'll be right back.
lascia la luce accesa mentre ti togli il reggiseno e le calze lunghe e nere. Con le mani belle, mani bianche, ci sono le stelle fuori dalla finestra. O forse c'è ancora un po' di sole mentre penso che dovrei baciarti, leccarti per scoprire cosa nascondi più giù. Ho bisogno di sentirmi un animale, di provare tutto quello che si può fare. Ci sono cose che si imparano solo vivendo. È bello il sentimento, ma è più bello il sesso. Una donna è donna se si sente troia, se si rende conto che ti fa scoppiare. Non me ne frega niente dei problemi sociali. Mi piace il tuo culo, mi piaci tu. Lo specchio sul soffitto, lo specchio che ci guarda, sì, che ci guarda, guarda. Lo specchio sul soffitto, lo specchio che ci guarda, sì, che ci guarda, guarda. Ci giriamo nel letto come due selvaggi. Tua madre che è santa ti ha dato una bocca stupenda che sapora tutta la mia vita mentre seguo le tue gambe con la mia lingua. Adesso mi giro e ti guardo allo specchio. C'è un fiore alla fine della spina dorsale che si apre alla luce della mia bocca bagnata. Voglio solo affondare nella tua carne sudata. Lo specchio sul soffitto, lo specchio che ci guarda, sì, che ci guarda, guarda. Lo specchio sul soffitto, lo specchio che ci guarda, sì, che ci guarda, guarda. Thank you.